Benvenuti a Sochi, Russia, quarta tappa dei campionati di Formula Nation, Formula 2 e Formula 1 correranno questa settimana in questo atipico semicittadino. Andiamo ad illustrare con Salvatore Aloi e con la Mercedes W08 Hybrid le caratteristiche di questo tracciato. Inizia il giro, il rettilineo è molto lungo, composto da curva 1 dove si apre il DRS, una curva che non si definirebbe nemmeno tale. Si arrivano più o meno a punte di 330 km orari, si stacca per la prima vera frenata, curva 2 e curva 3, 100 metri, attenzione all'uscita perché il gioco appena si tocca l'erba sintetica dà avvertimento, dà taglio curva. Curva 4, una lunghissima sinistra che stressa tanto gli pneumatici esterni, poi curva 5, 90 gradi che si chiude verso l'uscita e che porta le vetture al sovrasterzo appena si tocca il cordolo, finisce il primo settore, inizia il secondo, curva 6. Qua molto aggressivi sui cordoli, cordoli che in questo circuito sono davvero tanto bassi, quindi assetti delle vetture molto aggressivi. Curva 7, poi curva 8, un'altra 90 gradi, poi una 180 gradi, curva 9 e curva 10 da raccordare. Attenzione qui all'uscita, le vetture possono sfruttare anche la via di fuga all'esterno. Ancora molto aggressivi in curva 11, ci si mette su un lungo rettilineo che piega prima a destra e poi a sinistra. Secondo punto di sorpasso e secondo punto di attivazione della DRS. Finisce il secondo settore, inizia il terzo, che parte con una grandissima staccata in piena curva, si frena poco prima dei 100 metri per inserire curva 12 e poi curva 13, una chicane destra-sinistra, conta molto la trazione, poi curva 14, curva 15, anche qua si può andare molto aggressivi sui cordoli, attenzione all'uscita, c'è il muretto che porta le vetture a stare, e i piloti a stare un pochino più conservativi, poi le ultime due curve, altre due 90 gradi, molto difficili da interpretare perché si chiudono tantissimo in uscita, soprattutto l'ultima curva, sovrasterzo che è sempre presente, e questo è il circuito di Sochi, ci vediamo in diretta.